Buonasera, buonasera a tutti. Grazie. Allora, siamo qui a raccontarvi un format nuovo, è un esordio per IF, questo format. È un format che ha la creatività al centro di tutto. È una gara, è una sfida tra agenzie creative, ognuna ha lavorato apposta a un progetto che presenta oggi voi. La cosa interessante è che a decidere chi vincerà questa gara sarete voi del pubblico con i vostri applausi. Utilizzeremo il famigerato applausometro che approfitto subito per testare. Facciamo una prova sull'applausometro. Forse dovete aspettare un attimo che appaia qualcosa. È giusto? Chiedo, eccolo, dovrebbe esserci un countdown, ah no, questo è semplicemente un test, pronti? Applaudire. Applaudire. E questo è il risultato, 72, avete applaudito da 72, bravi. Sicuramente si può fare di più, lo farete dopo direttamente con le agenzie in gara. Per raccontarvi cos'è questo format, che si chiama If We Made It, vi racconto da dove abbiamo preso ispirazione. L'agenzia Droga 5, David Droga, ha fatto qualche anno fa uno spot che non era uno spot, era lo spot che avrebbero fatto se avessero avuto a disposizione il budget e lo spazio nel Super Bowl americano. Quindi chiedo di far partire un video che vi racconta brevemente l'idea. The big game, the biggest, most star-studded marketing event in America, and an even bigger beer drinking event, which is why Newcastle Brown Ale wanted to make a huge impact in the game. We just forgot one thing. We didn't have the money or the rights to be anywhere near the game. We couldn't even use the word s**hole. But instead of sulking, we decided to call bollocks on the whole big game thing altogether, creating a campaign about the big game ad we would have made, with the big name celebrities who would have earned big paychecks to star in it. This is the story of the mega huge ad Newcastle would have made, if we could have. We started just like any mega hype big game ad, releasing teasers and trailers for the ad we would have made. Battle apes, party sharks, friendship. And just like any big game ad, ours would have had a few big name celebrity cameos. So we released behind the scenes videos with the stars who would have been in our ad if we made it. Former big game champion Keyshawn Johnson, poking fun at gratuitous celebrity cameos. They wanted me to be the voice of a CGI skateboard cat. And I showed up between a shark conga line and a choreographed dance that has so much power, it would kill the robot. An Academy Award nominated actress and internet darling Anna Kendrick, tweaking her squeaky clean reputation in a refreshingly honest way. Basically, the only thing I haven't done is a nude scene and get paid a ton of money to be in a commercial for a beer I don't even drink. So I'll just give you an endorsement right now. Hi, Newcastle Brown Ale, the only beer that ever promised me a high-paying role in a commercial and then backed out at the last second like a bunch of The anti-endorsements took off, garnering 10 million views in just 2 weeks, along with plenty of great press. Anna Kendrick's not a Super Bowl spoof for Newcastle Ale also going viral. They wanted to make a commercial about how they couldn't afford to make a commercial. But it's spirited. It's spunky. Yeah. I like it. Let's take a look at this Newcastle ad. It's a fake Super Bowl spot that's never airing, that's online, and all the prep that goes for it. So, I mean, there's a lot of backdoor. It's really brilliant. Even celebs we didn't cast reached out, volunteering to appear in our big game ad if we made it. In the end, we received 600 organic media placements, earning over 1 billion total impressions. Even our stars were surprised by the results. The commercial we would have made made nearly every major media outlet's big game top 10 list. The first time ever for a commercial that didn't actually run in the big game.
And if that wasn't enough, it was the number one trending topic on Facebook for 2 days, ahead of even the big game itself, proving you don't have to be in the big game to win the big game. Ecco, questa è una delle più importanti e interessanti campagne di una delle più importanti e interessanti agenzie del mondo di qualche anno fa. Abbiamo preso ispirazione di questa, ma abbiamo fatto un po' di più, perché loro progettavano una campagna per, nel caso in cui avessero avuto a disposizione quei mezzi. Noi abbiamo chiesto aiuto a un partner, che è Grandi Stazioni, invito Alfredo Ricca a raggiungermi, perché grazie a Grandi Stazioni quello che vedremo oggi potrebbe, una delle tre campagne che vedremo oggi, potrà essere fatta veramente. Esattamente, proprio come dici tu Emanuele, ciao a tutti. Abbiamo messo a disposizione le stazioni, le conoscete probabilmente meglio di me da utente e quindi con quella genuinità dell'esperienza che avete nel transito all'interno di questi luoghi. Sono luoghi interconnessi, abbiamo investito tanto in schermi, abbiamo investito tanto in sensori. Tra l'altro la prossima settimana usciranno le prime white paper che definiscono i nuovi standard italiani per il digital outdoor, a cui abbiamo lavorato con tutti gli attori della filiera. Crediamo molto in questa umanizzazione del contatto che si può vivere all'interno di questi luoghi, quindi non ho altro da dirvi se non che sono curioso di vedere cosa si può fare di meraviglioso all'interno delle nostre stazioni, quindi non perderei altro tempo e andrei a vedere subito l'elaborato. Grazie mille, grazie Alfredo. Grazie, perché ora inizia la sfida e chi vincerà avrà offerto alla Grande Stazione la possibilità di fare davvero quello che vedrete. Quindi mi raccomando, votate consapevolmente, il vostro voto è l'applauso e non vi dico di applaudire per l'uno o per l'altro, applaudite anche per tutti, ma con intensità tale da premiare una delle tre campagne che vedremo. Iniziamo subito senza perdere tempo, sono tre agenzie in gara. La prima è Acqua Group, invito a salire sul palco Luca e Max, a cui lascio il microfono. Buonasera a tutti. E che hanno esattamente 12 minuti per stupirvi e strapparvi gli applausi. Allora, dunque, buonasera a tutti. In questa edizione di IF abbiamo visto e stanno continuando a vedere un sacco di tecnologie fantastiche, all'avanguardia, intelligenze artificiali, algoritmi, media che usano la tecnologia digitale in modo veramente futuristico. Anche noi non volevamo essere da meno e volevamo fare un progetto che fosse effettivamente, ma molto 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 innovativo. Lo definirei futuristico, futuristico proprio per i giorni nostri, qualcosa davvero di mai visto prima, o forse già visto, ma mai visto in questo modo qua. Prego Luca. Amici, ho 30 secondi di tempo per dirvi una cosa veramente incredibile. Cosa? Presidente, una dichiarazione. Con la squadra che ho comprato, lo scudetto assicurato. Ma cosa mi dici mai? Ma come? Non sai qual è la novità dell'anno? E tu pensi che io non conosca la novità dell'anno? Con Crystal Ball ci puoi giocare. Crystal Ball. Emilio è meglio. Emilio, parla con la tua voce. Ciccio bello ha la bue buone te. Con Superstars hai a portata di mano i calciatori più forti della Serie A. Con le... Si chiama Tamagotchi. Tamagotchi cos'è? Wonder Games, lo sai, tu puoi giocare. Cilindro magico, eh? Giochi preziosi. Qual è l'unico gioco quiz dotato di console? Quizettone! Esca pesca, il gioco del pescatore e giochi preziosi. Libidine! Ehi Walter, oggi non ci fila nessuno. Per forza, c'è Jerry in regia con Mega Drive. Allena la tua mira, puoi essere un campione anche tu. Fate come me, tuffatevi anche voi nel mondo di Sega Master System 2 Plus. Sì, Walter! Che notizia! Canta tu con me, sono uno come te. Canta tu, cioè? Sorpresa! Adesso viene in bello! Doppia libidine! Come risponde a questa provocazione? Rispondo che questo è un gioco del calcio! Del calcio! Ocio però! Sono solo giochi preziosi! Il meraviglioso mondo di giochi preziosi! Hai capito giochi preziosi?
Ecco, come avete decisamente intuito, abbiamo scelto un brand come Giochi Preziosi per, diciamo, disporre di questa opportunità che ci è stata data da grandi stazioni. L'abbiamo scelto per diversi motivi, lo vedete, celebriamo i 40 anni di Giochi Preziosi, che è un brand che tutti immagino conosciate, perché chiunque, ognuno è stato bambino, quindi è stato sicuramente esposto alle pubblicità di Giochi Preziosi. Un motivo è perché appunto celebra i 40 anni, lo fa facendo per la prima volta nella sua storia una comunicazione di brand e non di prodotto, e lo fa soprattutto per la prima volta parlando non a un pubblico di bambini ma di adulti, anzi meglio a un pubblico di bambini che siamo stati, del bambino che c'è dentro di noi. Quindi abbiamo deciso di usare questi monitor con questo intento, appunto un po' di disruptive, come spero che sia stata la reazione che vi ha suscitato. Quindi parlare di tecnologia facendo questo tuffo negli anni 70, 80, 90 ci sembrava molto curioso, anche perché prima nell'introduzione è stato sottolineato l'aspetto emotivo della tecnologia, quindi ci sembrava curioso giocare con questo aspetto, se volete, anche se si parla di giocattoli per carità, però i giocattoli sono comunque momenti che scandiscono anche le fasi, se volete, della nostra crescita, ognuno è legato appunto a un giocattolo della sua vita. Quindi, quindi abbiamo deciso di costruire questo spazio scenico, questo teatro, per raccontare questa storia. Lo facciamo nella stazione, che è un luogo dove si svolge un viaggio fisico, e abbiamo fatto una piccola operazione per far sì che parta anche un altro viaggio, che è quello della memoria, appunto dei sentimenti, del ricordo. L'abbiamo fatto in questo modo. Abbiamo fatto prevederemo di fare dei cut di spot degli anni appunto 70, 80, 90, insomma gli spot storici che ognuno di noi in base alla proprietà ha visto, che vanno in loop, che si chiudono con una call to action che ti chiede di aderire a una pagina Facebook dove trovi una galleria per un motivo che poi vedremo in futuro. Non solo, abbiamo cercato di utilizzare la tecnologia di questi monitor applicata a qualcosa che è molto vintage per cercare di far tornare alla realtà, quindi alla concretezza, il passato. In che modo? Nei monitor che usano il riconoscimento facciale, quando tu passi davanti, ci saranno dei personaggi animati in 3D che si animeranno e coinvolgeranno e interagiranno con i passanti e quindi con i pendolari, e potranno veramente riscoprire e rivivere il giocattolo che li ha caratterizzati nella loro infanzia. Ecco come. Questa è una schermata e questo è il video. Ecco, la cosa secondo noi abbastanza disruption è riuscire a utilizzare dei monitor di questo tipo, di questa portata e soprattutto anche interattivi, riuscendo a far vedere spot degli anni 70, 80 e anche 90 che hanno fatto un po' la storia della nostra comunicazione. Ma perché? Perché di fatto non c'è nulla di così potente e così coinvolgente di un ricordo, soprattutto quando si tratta di un ricordo che fa parte della nostra infanzia. E riuscire a comunicare un brand come Giochi Preziosi, facendo una brand awareness di questo tipo, dove Giochi Preziosi nei 40 anni non aveva mai fatto, è una cosa
dal nostro punto di vista straordinaria. Non ci siamo fermati qui, abbiamo utilizzato la tecnologia interattiva dei monitor anche per portare dall'alto di questi monitor fino agli smartphone questa attività, creando una pagina Facebook dove verranno postati tutti i giochi che ci hanno fatto crescere, hanno divertito la nostra infanzia, una pagina dedicata. L'utente potrà riscoprire, ritrovare il gioco, il suo gioco preferito, votarlo, commentarlo, e questa pagina, questi commenti e questo post andranno direttamente sui video di Grandi Stazioni, in modo tale da creare quasi una sorta di, come posso definire, veramente carrellata virtuale, ma non solo, dei nostri ricordi. Andando avanti, abbiamo altresì pensato, molto interessante sarebbe quello, vai Luca, di utilizzare la tecnologia di mobile retargeting, e cioè nella prossimità dei 500 metri dai video, quando un pendolare o un viaggiatore della stazione sta passando davanti al monitor e sta controllando lo smartphone, sta venendo sulle app o su dei siti, la cosa interessante è rivedere lo spot che noi stiamo mandando, la clip che stiamo mandando sulle grandi stazioni, anche rivederlo sul proprio smartphone. Anche questo è abbastanza interessante se pensate che magari è uno lì col nuovo iPhone XSR 500 e via, però alla fine si ritrova con uno spot degli anni 80 che gli gira, e questo è molto carino. Vai avanti, chiuderei con un'altra occasione che ci ha dato Grandi Stazioni. Abbiamo portato la comunicazione dai grandi schermi fino agli schermi interattivi, fino ai nostri cellulari, adesso vorremmo portarla proprio per terra, e cioè creando uno stand, uno spazio, e cioè la sala giochi preziosi, cioè la sala giochi di Giochi Preziosi, in cui verrà adibita una vecchia sala giochi con tutti i giochi vintage, e quindi potete immaginare i pendolari che arrivano lì e devono aspettare il treno, possono entrare, divertirsi e riscoprirsi un attimo bambino, riportare il bambino che c'è in ognuno di noi e farlo rivivere. Ecco, con questo ultimo video che vorrebbe un po' celebrare Giochi Preziosi, che noi ringraziamo perché ci ha veramente, quando abbiamo raccontato di questo progetto, è stato entusiasta e ci ha fornito un sacco di materiale dal suo archivio, dandoci la possibilità di utilizzarlo. Volevo ringraziare anche Wintervideo, che è la casa di produzione che ci ha seguito in questo progetto. Chiudendo con, ho un minuto e 14, con una conclusione finale. Questa edizione di IF è improntata alla intelligenza umana, soprattutto confrontata con l'intelligenza artificiale e quant'altro. E allora vi chiedo quanto l'intelligenza artificiale potrà poi riuscire a dire doppia libidine coi fiocchi, e quanto invece è in grado l'intelligenza umana di prendere un ricordo, farlo ritornare vivo e riuscire a comunicare con questo ricordo al cuore dei grandi, facendoli tornare i bambini, e soprattutto comunicare al cuore dei bambini, che è poi il cuore di tutti noi. Grazie. Grazie a voi. Grazie, complimenti. Adesso state qui perché c'è l'applauso. Allora, facciamo il countdown per l'applauso. Preparatevi voi, scaldatevi. 3, 2, 1. Applaudire. Ok, fatto, vediamo il responso, il voto sulla pagella, 75, complimenti, grazie, grazie, e ci vediamo nel finale. Invito ora la seconda agenzia a salire sul palco, che è l'agenzia Relata, che ha la stessa sfida, a cui lascio microfono e sorter. Grazie mille. In bocca al lupo. Grazie mille, buonasera a tutti, io sono Stefano Lamon. E qui rappresento Relata,
che è un'agenzia di marketing e comunicazione di relazione, il cui focus è la data driven communication, cioè guidare la creatività con degli insight sui dati. Relata insieme a Innexa, che è l'agenzia digital invece che presiedo io, e a Biredi, insieme ha costituito una rete di imprese di comunicazione che si chiama Convergo, il cui scopo è quello di seguire il consumatore lungo tutto il customer journey, quindi dalla nascita del desiderio fino al primo contatto con la marca, all'acquisto e anche al post acquisto. Insieme abbiamo accettato questo invito cercando di lavorare insieme al nostro cliente più amato, Biticino, che ha lanciato da poco una nuova gamma di prodotti rivoluzionaria di cui vi parlerà tra poco Andrea Cerri qui vicino a me. Abbiamo cercato di ideare, realizzare una campagna pensata specificamente per questo particolare ambiente in cui poi la campagna verrà erogata. Ma direi che mi taccio, a questo punto lascio parlare Andrea che ci racconta un po' che cos'è questo nuovo prodotto. Grazie. Allora, giusto per dare un po' di contesto all'attività, questo è il prodotto che stiamo lanciando. Noi siamo Biticino, facciamo impianti elettrici, quindi prodotti per la casa. È una serie rivoluzionaria dal punto di vista estetico e funzionale, quindi avevamo bisogno di cercare in tutti i modi di arrivare a raccontarla agli utenti finali, perché il nostro è un mercato a filiera lunga, quindi le complessità ci sono, è necessario far passare certi messaggi e intercettare le persone. Vedete la tipologia, ma soprattutto vedete che ha la grande novità di essere controllata con uno smartphone, quindi e vocalmente anche. Per noi è un grande passo avanti, ma va raccontato, e va raccontato alle persone che in quel momento sono interessate, ovvero stanno ristrutturando, stanno pensando di far evolvere la propria casa. Per questo abbiamo lavorato anche noi in analisi, cercando di capire quali sono le persone. Ovviamente il nostro target è delimitato da un fatto, da una singolarità della propria vita, rifare casa, ristrutturare, ma ognuno l'approccia in modo diverso. Ci sono persone più appassionate di tecnologia, persone più legate all'estetica. Per noi l'attività fondamentale che abbiamo cercato di rendere viva con questo progetto era quello di cercare di interessare le persone a un tema che non è appassionante, come quello dell'impianto elettrico, e cercare di spiegare loro in poche parole i vantaggi che ha questa nuova linea. E questo è quanto, vi lascio le parole ai creativi perché è molto più interessante. Grazie. Preso mille, tutto? Andrea. Spente le luci? Fatto tutto? Staccato il riscaldamento? Scordato niente? La TV accesa? Con Living Now Biticino puoi gestire la tua casa anche da qui. Sali a bordo della Smart Home Biticino al binario 9. Prova Living Now e vinci il tuo impianto smart. Biticino. Living Now. Sei sempre a casa. Sono le chiavi? Ma dove l'ho messo? Ma dove il telefono? Eccoci. No, dopo gli applausi, grazie. Eccoci, io e Francesco siamo qua invece per raccontarvi la creatività, come se non fosse chiara. Il concetto è facile. Prima di tutto, primo obiettivo, condividere una patologia molto chiara, che è quella del prepartenza, che mi auguro colpisca anche voi, perché solo condividendola si può superare. Il secondo obiettivo è questo, raccontare questa storia. Sei sempre a casa, per un buon motivo. Con Living Now sei sempre a casa, è semplicemente vero. Il nostro... La campagna nasce quindi da questo, dal raccontare un momento molto, molto, molto semplice, molto condivisibile. Il luogo perfetto in cui questo si può manifestare ovviamente è la stazione, il momento in cui si sta partendo, il momento in cui, cacchio, l'ho spente le luci, oddio mi sono dimenticata, dov'è il telecomando? Quindi la nostra campagna in qualche modo accoglie il pubblico che arriva in stazione attraverso una campagna banner geolocalizzata nelle app più classiche, invita a conoscere il prodotto ed invita anche ad andare a visitare la Smart Home Biticino, che vi racconta. Grazie.
Siamo in stazione, quindi il luogo ideale per fisicizzare il concept sei sempre a casa. Qui i viaggiatori troveranno di fronte ai binari un nuovo vagone, un vagone speciale, un vagone moderno dalle linee lineari che riprende un po' il prodotto Living Now. Ci siamo ispirati alle forme di Ora Ito e del nostro milanese Sirietto. All'interno, invece, a sorpresa, troveremo un ambiente casalingo con tecnologico e anche funzionale. La parte esterna, scusate, torno dietro, la parte esterna è molto teaser, funge da teaser. Quindi vedremo un involucro totalmente nero opaco con delle finiture nero lucide e nella parte frontale ci saranno tre linee LED che riprenderanno il design del prodotto. All'interno ci saranno quattro aree esperienziali. La prima, sulla sinistra, ci sarà un'area accoglienza con un divano confortevole, dove ci sarà una consulenza one-to-one con una persona dedicata, un'area recharge point. E invece di fronte, nella parte opposta, ci sarà un'area free trial digital, un misto tra fisico e digitale. Ci saranno gli elementi fisici come la finestra e la lampada e gli elementi digitali come il monitor all'interno della finestra, dove in pratica l'utente, provando in maniera concreta e dinamica il prodotto, vedrà le tapparelle muoversi e degli scenari diurni e notturni ambientarsi come l'ora del giorno. Nella parte centrale invece troveremo sulla parte sinistra una prova prodotto, in questo caso completamente digitale. Quindi testeremo il prodotto tramite questi device, dove avranno delle app con degli scenari standard preimpostati e tramite questi monitor visualizzeremo in maniera virtuale questi scenari che cambiano in varie zone della casa. Nella parte invece di destra ci sarà una gamma del prodotto con tutte le sue finiture e i materiali, inframmezzati da una parte centrale con tre piccoli monitor. Questi tre piccoli monitor, grazie a un'interfaccia grafica, si potrà configurare e personalizzare tutte le finiture e colori della gamma Living Now. A proposito di configuratore, lascio la parola a Eva. Proprio sulla configurazione, coinvolgiamo, ritorniamo quindi a coinvolgere il cliente, il pubblico che verrà a trovarci, che ci lascerà i suoi dati, che riceverà a casa un sampling, avrà la possibilità di ricevere a casa un sampling del prodotto. Attraverso la configurazione parte, diciamo, un'attività di concorso con la possibilità anche di condivisione e viralizzazione social, che sarà a sua volta soggetto di campagna all'interno della stazione e non solo. Abbiamo finito con l'esperienza all'interno della Smart Home, finalmente è il momento di partire. Living Now Bitticino ci dà un ultimo saluto con una piccola coccola finale per chi è venuto a trovarci, un regalo a casa, probabilmente sarà una cena a casa, un delivery, qualcosa di molto carino e coccoloso. E con questo vi ringrazio e vi lascio ai nostri problemi, spero condivisibili. Grazie, grazie mille, complimenti. State qui a sentire gli applausi che vi siete meritati. Allora, come al solito, countdown. Via. Avanti. Ok, il verdetto sta per uscire. Abbiamo 75 come riferimento, vediamo. 82, congratulazioni, passano in testa. Grazie, grazie mille. E vediamo ora se This Is Ideal, che è la terza agenzia in gara, che invito a salire sul palco, saprà fare di meglio. Tutto tuo, tutto microfono mio. E soldi. Buonasera a tutti innanzitutto.
Cercherò di essere breve, visto che sarete anche, immagino, tutti stanchi della giornata e bolliti. Allora, partiamo subito col nostro progetto. Il cliente è un nostro cliente, Gruppo Continental. Immagino che sappiate tutti quello che fanno. Pneumatici. Per tutti i mezzi. Quindi la campagna è naturalmente per loro. E la cosa che ovviamente fanno i pneumatici, vanno su strada. Quindi capirete che anche l'altro soggetto importante di questa campagna è la strada. Che cosa fa Continental? Non solo fa questi pneumatici, ma si occupa anche di tutta la tecnologia che serve per far sì che tutto il rapporto frenante che finisce, che atterra sul punto di contatto naturalmente del pneumatico, funzioni. Quindi diciamo che la grande cosa su cui loro lavorano è, da un lato, la tecnologia per darti il massimo della sicurezza. Nasce così allora la nostra campagna, molto semplice, che gioca su un punto di vista molto 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 specifico, che crediamo lavori molto bene in questa direzione. Vi faccio vedere. Questo è quello che noi facciamo. Diamo subito la creatività, che è quello che ci interessa. La cosa interessante è questo, come vi dicevo, non solo la sicurezza, ma con un obiettivo che è enorme, che è grandissimo, e che da un certo punto di vista farlo in un posto di così larga, come dire, percorrenza, come la stazione, è molto importante, con un obiettivo grandissimo che è azzerare le vittime, gli incidenti su strada. Chiaro, un obiettivo che Continental condivide con altri partner. Quindi è un qualcosa che parla a tutti in maniera molto precisa. Arriviamo subito all'esecuzione, che parte da un piccolo spunto tecnico. Loro hanno scelto di essere partner per 3 anni sul ciclismo, con il ciclismo. E allora noi ci siamo concentrati in maniera molto tattica su che cosa succede quando una persona va su strada, ok, va sulle ruote, ma la strada per ciascuno di noi, che cos'è davvero? Quanto grande è? Noi sulla strada ci mettiamo, non so, tutta la mia vita, la vita della mia famiglia quando guido. Se sono un corridore professionista, tutte le ore di allenamento, tutta la performance, tutto quello, io l'affido alla strada, ma qual è la superficie su cui appoggio tutta la mia esistenza, tutta la mia fatica? Uno spazio piccolissimo. Per un ciclista la strada si riduce a quei 2 centimetri quadrati medi su cui entrambe le ruote poggiano. Quindi lui lavora per un anno e a un certo punto è lì attaccato alla strada su un francobollo. La nostra idea è di proprio lavorare sulla reale dimensione, non solo naturalmente delle biciclette, 2 centimetri, ma di un'auto. Cioè la strada per noi, per tutti noi che la cavalchiamo, è 30 centimetri quadrati. Quindi tanto minore è lo spazio su cui noi affidiamo tutta la nostra assistenza, tanto maggiore deve essere il controllo e la qualità dei pneumatici e del sistema frenante che noi facciamo. Questa è l'idea. Quindi il media lo usiamo in una maniera molto tattica, perché in dimensioni reali andiamo a mostrare quant'è la superficie della bicicletta, quant'è quella di una macchina o di un camion, per dire fate attenzione, la vostra vita, senza però avere un approccio drammatico o sul problema, si appoggia a pochissimo, quindi fate attenzione alla vostra scelta. Quindi 2 centimetri quadrati è la bicicletta naturalmente, ma può essere anche naturalmente per macchine, camion e quant'altro. Quindi è una campagna in cui noi andremo a lavorare sulle dimensioni reali, che giocano proprio, perché uno potrebbe dire, ah bravi, la fissione lì laggiù a 50 metri e io vedo un francobollo. E lì l'idea, tutta la mia vita è su un francobollo, quindi bisogna scegliere bene e scegliere Continental. Grazie mille, credo che sia tutto. Complimenti, ci vuole un bonus per la sintesi. Bonus per la sintesi. Tieni pure, vabbè, tengo io. Ok, siamo già pronti per l'ultimo applauso. Hai tanti amici in sala? 3, 2, 1, via! Ok. Il dado è tratto. Oh, 95, un trionfo. Allora direi che a questo punto sei il vincitore. Ti chiedo di restare sul palco e chiedo a Alfredo di raggiungermi ancora per dire in cosa consiste il premio di questa competizione, per congratularsi ovviamente con l'agenzia vincitrice. E se vuoi dire che cosa hanno vinto. Bene, che opportunità hanno vinto. Direi che non vediamo l'ora di vedere questa campagna in stazione a questo punto e sicuramente ci sarà modo nei prossimi giorni di incontrarci e definire tempi e modi,
Mi piace molto la possibilità di richiamare su un tema di sicurezza attraverso una comunicazione positiva che genera attenzionalità in questo modo. Ovviamente sono un ciclista non professionista, ma mi hai colpito due volte nel segno, quindi credo che ci sarà per voi la possibilità di passare attraverso le stazioni e notare l'effetto che fa dal vero Continental in stazione. Ah, direi bene, poi ci sentiremo sicuramente. Io ho visto tutte campagne interessanti, quindi sicuramente ci sarà modo poi di, anche per chi non ha vinto, magari di fare una chiacchiera con voi per capire in che modo potete aiutare le altre agenzie. Assolutamente, assolutamente, lavori di grande qualità che hanno colto nel segno e diciamo intrattenere, coccolare, ho visto usare dei termini molto opportuni all'interno di una sfida come quella del transito quotidiano in stazione, dove proprio comunicare quel tipo di emozione e esperienza può essere un vantaggio diciamo competitivo che noi mettiamo a disposizione dei brand che immaginano di sfruttarlo. Crediamo molto nella parte human di cui abbiamo parlato proprio qui in questi giorni, a completamento della parte digitale, tecnologica, evidentemente preponderante ormai, ma sempre più credo alla ricerca di un completamento e che noi nelle stazioni vediamo e ho visto interpretare in maniera diciamo molto, molto appassionata. Credo che ci sarà modo di parlare anche con gli altri che hanno avuto un applauso leggermente, direi soltanto leggermente inferiore, per valutare, perché no, diciamo possibilità di collaborazione. Certo, bene, allora vai. Volevo solo aggiungere una cosa, che poi l'approccio tattico è anche che il treno naturalmente va comunque nella direzione di una visione di zero incidenti sulla strada, perché è anche naturalmente un enabler di tutti gli spostamenti, quindi è anche questo che diventa, anzi potrebbe essere partner di Vision Zero, che naturalmente non appartiene al gruppo Continental, ma a cui Continental aderisce. Scatta il co-marketing, quindi funziona anche per questo. Grazie a voi di essere qui, grazie ancora, grazie, grazie. Grande stazione, complimenti a This Is Ideal e al prossimo appuntamento. Ciao.